Salve, in seguito alla prova eseguita poco fa su quelle due lastre di metallo, con la 528 e poi con una pistola traumatica con cartuccio e palla di gomma, ebbene, voglio far vedere la palla usata nella 528 di piombo, calibro 50 della mancarica da 11 grammi. Come si è deformata all'impatto a circa 2,5 metri di distanza e con 12,5 joule di energia. Dunque, questa è una palla normale e questa è la palla di risulta in seguito all'impatto sulle lastre. Vedete come si è schiacciata? Paragoniamo. Pare che si vede. Perfetto. Immaginate quindi i 12 joule e mezzo con una palla erogati da una palla per avancarica di piombo da calibro 50 da 11 grammi entro i 3 metri, come possa sortire degli effetti contusivi, anche se qualche aggressore diciamo, è vestito con giubbini pesanti, con giacconi pesanti, e come possa poi sortire l'effetto di metterli in fuga. Quindi, tenendo in considerazione che poi si possono sparare anche più colpi, fino a 7, ma i primi 3 o 4 sono abbastanza di 12 joule e mezzo, quindi può essere veramente un mezzo dissuasivo. E con questo spero di essere stato chiaro, ci vediamo al prossimo video.